Oh ragazzi, comunque ho deciso, quest'estate mi metto su una spiaggia e non mi muovo più. Oddio, no. Scappate! Oh, non mi lasciate qua da solo! Signor Malandrino, prenda me, tenga, questo è tutto quello che ho. Aiuto, Dananzo, ragazzi, è solo 3 ore che vi sto chiamando. Come siete giocati? Siete sordi? Indovinate che vi devo dare? La partecipazione al matrimonio! Oh, ve lo dico subito, non mi immaginate chissà che cosa. Abbiamo fatto una cerimonia semplice, una cosa tra amici, Sì, sì, 1200 invitati! Ancora da confermare, però, E qual è il giorno del matrimonio? Settembre? Ma qua settembre? Che a settembre non viene nessuno? 12 agosto! Tutti in ferie, sono tutti in ferie! Se mancate mi offende, Amore, è passato Pasquale nel vicolo di là! Tutti l'hanno invitato, tutti! Aiata, Mari! Neanche la lista di nozze perché sono andata a istinto proprio. È una cosa utilissima per la casa. Amo, secondo te che cos'è? E che deve essere un'altra macchinetta del caffè? Dici tu. E dico, ce l'hanno già regalate 10. Vabbè, amo, ma buono buono ci apriamo un bar che è comunque una prospettiva. Ragazzi, che bella festa, ragazzi, per avermi invitato. Ascolta, ti posso dire una cosa? Alla fine, per come me l'avevi descritto, mi ero quasi preparato per andare in guerra. Non ho mangiato una settimana. Certo, una bella festa, 300 invitati forse un po' troppo. Però alla fine i matrimoni al sud sono una cosa tranquillissima. Ricky, c'è matrimonio, questa è la promessa. Il matrimonio diventa 4 feste in ordine di pericolosità. Ma come la promessa? Pasqui, ma non ho capito, c'erano 300 invitati, ha fatto il cerone di Natale, ti è andato pure la bomboniera. Ma scusa, ma che festa è la promessa? Sì, nessuno lo sa che cos'è la promessa. Scusa, ti hanno promesso che festeggiavi. Sì. Hai festeggiato. Sì. E hanno mantenuto la promessa. Pronto? Uè, Sara! Ah, non ti ha risposto! Ti è svegliato presto sotto la doccia! Senti, uè, Sara, ti devo lasciare che ci abbiamo il check-in, Ciao, 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 ciao! T'ha detto, ci ha creduto? Sembra di sì. Oh, meno male che le ragazze sono ingenue e credono a tutto. Oh, ragazze, mi raccomando, se ci chiedono qualcosa a noi, fa aperitivo e cenetta ad amiche! Quello che si fa annubilato, resta annubilato. I maschi, ingenui proprio. Ragazzi, wow! Ma che abbiamo fatto? Pasqui, ma che bello, mi avevi detto che andavamo a una festa, ma non mi avevi detto che era una rivocazione storica. Ma che momento del Medioevo stiamo vivendo? L'attacco al castello! Ma quale attacco al castello? Attacco Eugenio! La sposa allo balcone, aspetta lo guaglione. E hanno parlato d'amore e sentimento, ma stanotte in dall'unietto, dalle mutande non tene niente. Che è pronto il buffet, mia! Euge! Euge! È asciutta la pasta! Stipa meno piatto, Euge! Non mi voglio sposare più! Ma sei pazzo, prima ti sposi e poi ne parliamo! Che mi avevo detto che alle 3 ci dovevamo svegliare tardi, Signore, io non sono abituato a lavorare così, la sposa non è pronta, la luce non è buona, ma come fai se ti fotografi? Sì, con tutti i soldi che ti piglia, la luce li ha fatto papà! Allora, i fiori sono arrivati, i pasti sono arrivati, stiamo a posto. Signore, qua giù, venuto a ripetere. Ah, guarda che fratello adesso tutte cose pronte, e poi portarla lì a fare un sassai, perché la sposa ha da pigliaria! E aria li facciamo pigliare. Bravo! Un brindisi a Frangillo! No, io vi conosco per piacere. Ve lo dico, io non bevo fino a stasera. Franguzzo, almeno un bicchiere te ne fa. Dai, babù! A Frangillo! Frangillo si sposa! Ma io, questo è basta, per piacere. Questo è basta. Franco, è basta sì, è il decimo, ce ne dobbiamo andare, dai. Io me ne torno a casa che non mi sento tanto bene. Franco, già stai a casa. Dici tu. Come sto? Sto bene? Benissimo. Che bella figlia mia, che l'hai ancora creatura. Fa che caldo, era meglio un altro ventaglio.
Che ti devo dire? A me la memoria mi fa questo effetto. Mamma mia, come sei fatta? Ma chi è Maria, figlia di Michele? Ma quello non è Giovanni, figlio. Che non sento niente! Ma che vuoi sentire che i matrimoni finiscono tutti uguali? Alla fine dicono sì. Oh, ragazzi, io mi vado a fare l'aperitivo. Ma aspetta, veniamo pure noi. Però alziamoci una alla volta. Sì. Perché dobbiamo far sempre queste figuracce? Scusami, mi ha fatto poco tardi, scusami. Ho fatto tardi, 3 ore ci ha messo, abbiamo fatto fare la fila dietro. Dai, muoviti, prendi il fiocco. Ho capito quale prendo, ce ne sono tanti, tutti i colori. Ma non è possibile che sei così ignorante. Ogni festa ha il suo colore, il bianco è il matrimonio. Ma carina questa cosa dei colori e le feste. Che bello questo qui, guarda questo nero, per cosa serve? Per la festa della sera? La festa della sera, questo è per il funerale, che ti credi che qua è sempre tutta una festa? Dai, metti il fiocco bianco e ce ne andiamo, dai. Vai, vattene con, bussa, bussa, che stanno bussando tutti, vai. O meglio clacson del paese, mi è costato parecchio, però guarda che figurone, guardano tutti. Porici, perché esco con te? Sei invidia? Mamma che figura, Nico, parte, parte. Nonna, posso prendermi la fetta di cocò? Mi sto squagliando qua sotto. No, finché non arrivano gli sposi non si tocca niente. Educazione. Nonna, ma almeno un bicchiere d'acqua, mi sto disidratando. Niente. Nonna, ho capito che la festa è degli sposi, ma perché dobbiamo stare qua sotto al sole allora a divertirsi? Un'ingiustizia proprio. Ah, mamma, ce ne possiamo andare che mi sto sentendo male? No, ha detto Cristiano che questa è la balla più bella di tutta la zona. Bella, sei fantastica, la luce è perfetta proprio. Cristian, ma almeno un bicchiere d'acqua me lo fai bere, che ce le vado tutti i viveri, ce le vado. Ma signore, che fai ritenzione? Poi fai lo sposo corto e chiatto, ti gonfia. Ma che gonfia? Che sono 45 kg, Cristian. L'ultima e ce ne andiamo, visto la luce meravigliosa. Dov'è? No! Andiamo! Seguitemi! Ah! Tutti gli scorci ci hanno pigliato tutti! Sei un artista! Ma su quella catena montuosa? Ti raggiungo a piedi! Vai! Signori, il buffet è aperto! Allora, mi fa un piacere, vuoi vedere a che tavolo stiamo? Perché al sud funziona così, tu più sei parente stretto, amico proprio di prima mano, più sei vicino agli sposi. Voi che relazione avete con gli sposi? Ma noi ci conosciamo da 15 anni, certo, non ci vediamo tutti i giorni, ma siamo proprio così, fratelli quasi, neanche amici. Allora, è vero, siamo attaccati al tavolo, Ma più che attaccati, diciamo in prossimità. Mica siamo tanto lontani, poi. L'unica cosa, la sposa non la riesco a vedere. La vicinanza col tavolo degli sposi non è solo questione di affetto, è soprattutto questione della pericolosità degli invitati. Che senso? Auguri! Ma cos'è il flambè? Quasi, è arruscato. Spumante dalle voci. Oh, amore, vedi che belli stanno i pasti, ma buon appetito, va. Ma che buon appetito! Dobbiamo salutare tutti quanti gli invitati, sono 100 tavoli! Vieni, vieni, se non la vediamo più. Amore, piano, ma hanno mangiato pure loro. Vieni. Ma c'è bella funzione che è stata! I ristoranti, i tavoli, gli sposi! Ma c'è sta cosa? Certo che volgarità, la carta igienica a tavola, Sono andati proprio a risparmio! Non è carta igienica, è il menù. Ah, vabbè dai, non è tanta roba, pensavo peggio! Dolce, che c'è scritto? Non ci vedo, tanto. Ragazzi, considerando le variabili e i dati fissi, indice di frittura, porzioni abbondanti e la funzione di X in chiesa, qua nella busta ci dobbiamo mettere minimo 150 euro a testa. Andrò, io comunque non mi trovo. L'articolo quadrato rubo offesa dalla 2. Boom, non ho giunto. Ragazzi, dobbiamo rivedere i calcoli. Come diceva zio Tonino, per la legge del ricevimento nella busta metti 200. Ma quale 200 e 200? Primo si manca e poi si fa bu. È matematica. Nico, abbiamo perso il tempo. Amore, mo, però ci mangiamo questo prima. Vai. Signori, il ballo degli sposi! Il ballo degli sposi! Gli sposi siamo noi! Non siamo noi gli sposi, amore mio, non siamo noi! Seguimi, seguimi! Mi ricordi il passetto? Dai, me lo ricordo. Franchino! Mamma mia, ma che sto caldo! Hanno tolto l'aria condizionata! Ma c'è sta cosa? Ragazzi, ma che stiamo? Al quarto primo, al primo secondo? Io sto piena, sono 23 portate! Sapete che faccio? Tanto non l'ho toccato proprio, lo rimando indietro. Cameriere! Ma che rimando indietro? Dammelo a me, ce lo posso toccare.
Vedi che sistema che mi sono inventata? Nonna, ma non ti pare che stai un po' esagerando? Ma esagerando? Quello ha invitato tutto il paese. Non poteva invitare pure un cane mezzo. Non è lo cristiano. Oggi ha già portato l'antipasto fino al dolce. Pure la pomodoro ci ha già portato. Mi è dispiaciuto che non è stato indicato. Scostumato. Amore, niente, non vedi che partiti! Amore, ci sta il secondo! Ma il secondo, ci sta il figlio sorpresa! Ma perché ce ne lasci? Attenzione, fagli passare! Attacco 12, Pietro 38, non aveva le scarpe di riserva. Via, via, via. No, dottore, ma non mi porti via. Non mi tolga i tacchi, devo ancora fare la foto di gruppo. Via, via. Sì, andiamo. Dottore, ecco, ce la faccio più. Oh, meno male che è finita. Allora ragazzi, un attimo di attenzione, manteniamo la calma e ci dirigiamo piano piano verso l'esterno perché ci dovrà essere fagioli! Amo, ma la pasta e fagioli ce la mangiamo però, eh? Ma che pasta e fagioli, pasta e fagioli! Gli invitati se ne stanno andando! Mettiamoci in posa a mettere la bomboniera, vieni, vieni! Sorridi, sorridi! Stanno arrivando, stanno... Lasciatemi un piatto! Che me la mangio domani! Mamma mia, che cerimonia, eh? Vabbè, proprio sulla bomboniera mi sono proprio commosso, lo so, e sarà un oggetto, però quando ha detto il cristallo è forte e fragile come l'amicizia, a me mi ci si può fare la lacrimuccia, che già va. Comunque a me secondo i pesci non mi è piaciuto proprio, prima i carne era buono, secondo i pesci niente. Ma io ti sto parlando di sentimenti, tu mi parli uno primo, uno secondo, ma poi... Ma ci ho capito, ma se stiamo mangiando buono, arriviamo noi. Non ci veniva, boh, non ci veniva, la prossima volta mi vediamo pure. Ma che serve? Avrai spaccato qualche bicchiere, sti imbriaconi. Sto mazzo. Ma c'è un dolce che piace. Ancora, Nico! Capito, hanno fatto sempre buono, manco un dolce. Fatto buono. Non ci venì! Non ci venì! Vado, ragazzi, sto distrutta! No, ragazzi, veramente i matrimoni invitati, là c'è tutto bello, ma io veramente per 10-20 anni non voglio sentirne parlare più. Anzi, sapete che vi dico? Io ai matrimoni non ci vado mai più, mai più, mai più. Pasqui, no! Ragazzi, ma finalmente vi ho trovato, sono 3 ore che vi sto cercando. Raga, indovinate che cosa vi voglio dare? La partecipazione al mio matrimonio, non è di mio sposo, Mi raccomando, siete tutti invitati, vedete che il mio matrimonio sarà una grande festa, altro che questo qua. Raga, mi hai deluso, mi vado a fare una pizza, mi vado a fare... Raga, mi raccomando, non mancate, Vabbè, ma 2500 invitati, che fai, non fai, il matrimonio dell'anno. Vito, scusa, vai fare l'aperitivo. Mamma mia, amore, sono distrutta! Amore, lo so, però mo teniamo casa nuova. Tutta pulita! E possiamo avere un poco di intimità. Sono io e te! Sono io e te! Sorpresa! È che sto matrimonio finiva senza spaghettate! No, è possibile! Ragazzi, ragazzi, adesso tutti quanti in camera degli sposi! Sì! Cadinte non mattita per ci ha messo 3 mesi per preparare. Qua entrano solo lo sposo e la sposa. E la suocera. Casonghia. Amore, l'unica cosa è che tua mamma tiene le ossa un poco grosse. Che vuoi dire, amore? No, vabbè, ci stringiamo. Ah, boh, cioè, alla fine posso pure dormire sul divano. Cioè, brava, amore. Che alla fine è comodo. Certo. Io e mamma, nello stesso letto. Esattamente. Sì.